Eccoci giunti alla nuova puntata del TG più Salute. Siamo giunti al 5 luglio e cominciamo chiaramente a sentire veramente caldo l'estate. È arrivata a gamba tesa e noi cosa dobbiamo fare per difenderci dal caldo? E parliamo di cuore. Questo è il primo contributo della giornata. Con l'arrivo dell'estate, soprattutto con l'arrivo improvviso di queste temperature tropicali, bisogna proteggere quelle che vengono definite le fasce deboli, cioè i pazienti anziani e i bambini. In particolare, gli anziani, anche se non cardiopatici, devono evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, idratarsi in maniera adeguata, quando è possibile ritirarsi in luogo non climatizzati, ma praticamente con deumidificati, in modo tale da ridurre quella che è l'evaporazione e quindi la perdita dei liquidi da parte dell'organismo e quindi indirettamente gli effetti nocivi sull'apparato cardiovascolare, quale la tachicardia e l'ipovolemia che crea poi le manifestazioni, soprattutto quelle sincopali, cioè svenimento comune. Quali sono soprattutto i rischi per il cuore, magari in particolare per le persone anziane in queste giornate? I rischi per i cardiopatici sono quelli ovviamente dell'ipovolemia, quindi poiché sono pazienti generalmente politrattati e trattati sia con anticoagulanti, antiaggreganti e con farmaci ipotensivanti, l'effetto ipotensivante del caldo si associa all'effetto ipotensivante dei farmaci antipertensivi e quindi possono avere delle manifestazioni sincopali, quindi cadute a terra e soprattutto gli anziani con possibili conseguenze. Di fratture che poi possono essere molto molto gravi. Per i bambini invece, certo, la situazione è molto meno pericolosa, però è da attenzionare soprattutto nelle ore più calde nella giornata, tenerla a casa e al fresco. Voltiamo pagina, parliamo chiaramente di salute, parliamo di promozione della salute e di scuole. I professionisti dell'ASL a scuola tra gli studenti, grazie al progetto Scuole che promuovono salute. E portiamo delle aree tematiche molto interessanti, come la sana alimentazione e la merenda sana, l'ambiente e salute, le malattie sessualmente trasmesse, il mondo delle api, l'educazione affettivo-relazionale, la sicurezza stradale, importantissima, tecnologie digitali e poi tutto il grosso capitolo delle dipendenze. Stiamo ancora potenziando il catalogo con ulteriori argomenti e soprattutto con le buone pratiche che ci sono richieste dalla Regione Campania, che è fautrice di questo progetto. L'obiettivo del progetto è portare la salute nelle scuole. Ma la salute nelle scuole non nella maniera classica che possiamo intendere, ma il concetto di salute non inteso come assenza di malattia, ma come benessere psicofisico. Pertanto la diffusione del benessere non è più appannaggio unico delle istituzioni sanitarie come può essere l'ASL, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ma anche e soprattutto della scuola che deve poter costruire un ponte con l'ASL. Ogni individuo viene considerato non più in un'ottica patologizzante, ma bensì come individuo portatore di risorse che deve e può potenziare. Si è appena concluso un anno intenso e con risultati importanti che saranno da volano per la progettualità futura. Quest'anno abbiamo avuto degli ottimi risultati nelle scuole. Noi interessiamo tutte le scuole del territorio, partendo da Casalnuovo sino ad arrivare a Pozzuoli e le isole. Quest'anno abbiamo avuto un incremento delle scuole sul territorio e ci ripromettiamo, infatti a settembre sarà una data importante, di stare a settembre sulle isole Ischia e Procida per poter dare un chiaro segnale della nostra azienda che è vicina anche agli amici isolani che fanno parte del nostro territorio.
Ed eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con A Tu per Tu, la nostra rubrica che ci permette, ecco, di fare una chiacchierata, la sana chiacchierata con l'ospite della settimana. Oggi diamo il benvenuto al dottor Natale Praticò, responsabile della formazione dell'ASL Napoli 2 Nord. Dottore, benvenuto. Grazie, buongiorno. Ecco, noi parliamo oggi di formazione, l'importanza della formazione all'interno del contesto sanitario, ma formazione continua. Esattamente. Diciamo che per le aziende sanitarie locali la formazione e l'aggiornamento è fondamentale in un periodo in cui le conoscenze si ampliano continuamente, le tecniche si rinnovano di passo in passo. È fondamentale per gli operatori avere queste conoscenze, acquisire queste metodiche. Lei consideri che noi abbiamo l'azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord ha tra dipendenti e convenzionati a circa 6.000 persone. Quindi in questo momento noi abbiamo un solo polo formativo che si trova a Pozzuoli. Insieme alla direzione strategica, al direttore generale, stiamo cercando di realizzare un secondo polo, perché la nostra estensione territoriale dell'azienda è molto ampia. Sono 32 comuni, noi andiamo da Ischia e Procida, arriviamo fino ad Acerra. Quindi è chiaro che avendo il polo esclusivamente a Pozzuoli è un pochino complicato per chi proviene dalle altre parti dell'azienda. Più che complicato, è un po' distante. Per cui è allo studio anche di realizzare un secondo polo più verso l'altro lato, affinché, diciamo, ci siano meno difficoltà negli spostamenti. Quindi le dicevo che noi abbiamo 6.000 dipendenti e noi ogni anno elaboriamo il piano formativo aziendale che va per l'anno successivo. Abbiamo una rete di referenti per la formazione nelle varie macrostrutture che hanno il compito di rilevare i fabbisogni formativi, perché è fondamentale che ognuno nel suo campo ci fornisca. Noi siamo sì formazione servizio centrale, però non abbiamo le competenze specifiche di ogni campo, quindi a noi devono arrivare queste richieste che vengono elaborate, vengono sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico Aziendale nonché alla Commissione Paritetica, che è formata da una parte aziendale e una parte sindacale. Nel momento in cui questi progetti formativi che ci vengono appunto dalla base vengono approvati, noi elaboriamo il piano formativo aziendale per l'anno successivo, quindi ci muoviamo l'anno prima per l'anno dopo. Difatti adesso a luglio avremo la prima riunione con i referenti, proprio perché poi per settembre-ottobre arrivare una parte più conclusiva per poi elaborare appunto il piano. Ecco, ci sono dei programmi formativi che l'AS può vantare, forse come unica azienda in Campania, l'AS Napoli 2 Nord. Sì, noi oltre alla formazione per i dipendenti facciamo anche una formazione per gli esterni, in particolare lei penso si riferisse alla formazione che facciamo per il personale scolastico. Credo che siamo l'unica azienda in Campania a farla, in quanto per le patologie croniche, per i ragazzi, per i bimbi che frequentano le scuole e hanno bisogno di avere somministrati farmaci a determinate ore, è importante che il personale scolastico, per personale scolastico intendo gli insegnanti, ma non solo, anche il personale ATA, i cosiddetti bidelli, sì. Perlomeno quando ero ragazzino così venivano chiamati, che sappiano come somministrare. In genere la cosa più frequente che viene utilizzata, che il farmaco è più frequentemente utilizzato, è l'insulina, perché purtroppo abbiamo parecchi bimbi che soffrono di questa patologia, ma è importante sapere da parte del personale anche come comportarsi e cosa fare eventualmente nel caso di una crisi epilettica o qualcosa del genere. E, le richieste degli istituti scolastici sono tante veramente, quindi noi cerchiamo di raccoglierle e dopodiché sviluppiamo dei corsi chiaramente in accordo con loro nelle varie sedi e quindi diamo questo sostegno. Un'altra cosa particolare che noi facciamo, siamo in poche ASL in Italia e anche in Campania ce ne stanno poche, è la formazione per i marittimi. I marittimi hanno l'obbligo di effettuare dei corsi di primo soccorso a bordo delle navi, succede qualcosa, devono sapere cosa fare. Chiaramente questi sono dei corsi a pagamento, parte dell'introito chiaramente va ai docenti, un'altra parte viene assorbito dall'ASL,
ed è rivolto, il medical care dura 5 giorni, è rivolto al personale ufficiali e sottufficiali, e nel corso del first aid di 3 giorni invece al resto del personale navigante. Queste sono due tipologie, diciamo, che esulano dalla formazione classica e l'aggiornamento rivolto ai nostri dipendenti, che chiaramente ci assorbe la grandissima parte del nostro tempo, però non ci dispiace fare anche questa tipologia di attività. Diciamo rientra, ecco, nella formazione sul lavoro, quindi la formazione di intervento in ambito lavorativo. Quello esatto, per loro, per il personale marittimo è un corso obbligatorio, lo devono fare, quindi noi glielo proponiamo. Chiaramente anche all'interno della nostra azienda sviluppiamo dei corsi per la 8108, per la sorveglianza sanitaria, per la salvaguardia della salute dei lavoratori, che anche quelli, diciamo, hanno una parte importante all'interno dei corsi che noi svolgiamo annualmente, come anche quelli sul rischio clinico, che è sempre più importante perché in collaborazione anche con la struttura complessa del rischio clinico aziendale è importante andare a vedere nelle varie strutture, soprattutto ospedaliere più che territoriali, gli eventi dannosi che avvengono, per poi apportare le dovute modifiche e quindi comunicarlo a tutto il personale sulle migliori metodiche per evitare che avvengano incidenti, nel rispetto della salute dei pazienti in particolare. Ecco, la risposta è positiva di questi negli ambiti formativi? Sì, assolutamente sì, è sempre positiva. Un'altra cosa che noi non siamo gli unici, ma è una cosa positiva che noi abbiamo, è il centro di simulazione, dove abbiamo dei manichini sui quali vengono esercitate le pratiche mediche, che vanno da, può essere la torecentesi, cioè dall'aspirazione del cosiddetto liquido nei polmoni, popolarmente si dice, al parto. Anche quella è una cosa abbastanza frequente che noi facciamo, proprio per dare la praticità, quindi non limitarci a una formazione prettamente residenziale da seduti teoria, che facciamo anche con la formazione a distanza, ma diamo anche un contributo pratico proprio sulla simulazione dei vari scenari che possono avvenire. Quindi anche comprendere quella che è la manualità, ecco, del lavoratore sul presunto soggetto, chiaramente. Assolutamente sì. Assolutamente. Perfetto, sì. Dottor Particolo, io la ringrazio veramente tanto e mi allaccio anche a quello che lei ha detto poc'anzi, perché il contributo che andiamo a vedere è un contributo che va proprio a parlare del parto, quindi parto cesareo. Grazie ancora, dottore. A voi il contributo. Ci troviamo presso l'ospedale Rizzoli con il dottor Pezzone, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia. Dottore, una domanda, anche una curiosità. Una paziente può decidere lei se scegliere il parto cesareo o meno? L'autodeterminazione al taglio cesareo è una problematica non del tutto chiarita, perché la paziente lo dovrebbe fare non al momento del travaglio, quando tutte vogliono il cesareo, anzi c'è un momento in cui, se non te lo chiedono, tu ti preoccupi, ma dovrebbe chiederlo lontano dal parto, e a noi questo non capita, capita che ce lo chiedono durante il travaglio, però non è che se non ce n'è bisogno noi siamo tenuti ad accontentarle sempre, però ovviamente non possiamo non mettere la paziente nelle condizioni ottimali per poter partorire, pertanto se viene richiesto viene fatto. Se viene richiesto non può essere fatto, però se ci sono le motivazioni lo facciamo, perché spieghiamo alla paziente che quello che lei pensa sia meglio per lei non è meglio per lei, perché l'atto chirurgico, il taglio cesareo, ha delle implicazioni di rischio, in quanto a rischi molto più elevati di un parto spontaneo, perché ci sono problematiche legate alla procedura dell'anestesia e delle problematiche legate all'atto chirurgico in se stesso. Pertanto, statisticamente, il parto cesareo ci espone a maggiore a episodi di emorragie del postpartum, che possono essere anche fatali, tale da dover arrivare a una asportazione dell'utero, a un'isterectomia d'urgenza. L'anestesia comunque è una procedura che può comportare dei rischi, per cui se si può evitare l'una e l'altra con un buon parto spontaneo è meglio, ma certamente non è l'epoca di
in cui noi ci possiamo intestardire a dover per forza far partorire una signora e non operarla. Noi, se abbiamo che la paziente soffre tantissimo, che è molto lontana dal parto e che ha una condizione cardiotocografica di battito cardiaco che non è proprio perfetto, noi la operiamo. Ultima domanda, ultima curiosità, il parto in acqua. Il parto in acqua è una procedura che da noi non c'è la vasca e quant'altro, però il parto in acqua è una procedura che viene eseguita in alcune strutture dell'ASL, mi riferisco per esempio a un altro ospedale, quello di Giuliano, ma si è arrivati negli ultimi tempi a fare il travaglio in acqua e non travaglio e parto in acqua. E in linea di massima il travaglio in acqua fa sì che la paziente sopporti meglio le contrazioni, perché lo stare in acqua la fa stare più rilassata, più comoda, però il parto, e quindi per altre implicazioni, si preferisce non farlo in acqua ma farlo nella posizione che preferisce la signora, ma non in acqua. Pubblicità, soltanto qualche istante, poi torniamo con la nostra consueta rubrica e l'angolo della posta. Come funziona oggi? Ci apre le porte allo spirometro. Conosciamo l'attrezzo e capiamo anche a cosa è destinato. Misurare i volumi d'aria che passano attraverso i polmoni, questo è l'obiettivo della spirometria, che viene usato in diversi campi della medicina. Lo spirometro è un dispositivo medico che viene utilizzato per misurare i volumi d'aria che passa attraverso i polmoni. In particolare il paziente, soffiando attraverso un boccaglio, si riesce a rilevare la quantità di aria che appunto lui espira ed inspira, quindi attraverso l'atto respiratorio. Lo spirometro viene utilizzato ad esempio in pneumologia per la rilevazione della BPCO o anche per l'asma, nella medicina del lavoro in quei particolari lavoratori che sono a contatto con polveri molto sottili che possono danneggiare l'apparato respiratorio, o anche nella medicina dello sport, in particolare per chi pratica agonismo, per valutare appunto lo stato dell'apparato respiratorio dell'atleta. Esistono diversi tipi di spirometria in funzione o dello specifico esame che vogliamo effettuare o della specifica funzionalità polmonare che andiamo ad indagare. Il test in genere è semplice, non necessita di nessuna preparazione del paziente. In genere al paziente viene richiesto di non fumare nelle 24 ore precedenti, di non mangiare per almeno 2 ore o di non assumere alcolici. Si effettua in un tempo che è breve, andiamo dai 10 ai 90 minuti a seconda ovviamente della tecnica utilizzata. Non ha particolari rischi se non il fatto che il paziente può avere un senso di stanchezza, mal di testa o dolore al torace, ma si tratta di una sintomatologia che è lieve ed è strettamente legata all'esercizio respiratorio che gli viene richiesto di effettuare. E abbiamo scoperto cos'è lo spirometro, ma adesso invece andiamo direttamente nell'angolo dedicato, insomma, alle vostre richieste. Ma prima. Benvenuto a Enzo Niola innanzitutto. Ma prima, suspense. Che c'è? Che c'è? La notizia, ovvero... È un'importante novità per quanto riguarda la sanità locale, perché è stato attivato il servizio di emodinamica presso il San Giuliano di Giuliano, un servizio importante, l'unità integrata nella rete infarto garantirà un'assistenza ai pazienti cardiopatici.
Ed è importante questa notizia per l'ospedale di Giugliano, per la popolazione di Giugliano, ma per tutto il territorio. Che cosa significa emodinamica? Significa poter trattare in quella frazione di tempo necessario perché non ci siano complicanze l'infarto cardiaco. Cioè in sostanza all'inizio sarà per 6 ore al giorno, ci sarà un'equipe deputata a operare una coronografia e anche naturalmente a attuare la terapia con gli stent, cioè praticamente dilatando la coronaria ostruita in modo tale da come dire, evitare un danno al muscolo cardiaco tale che potrebbe compromettere poi la vita ma anche la qualità della vita della persona colpita da infarto. È importantissimo questo. Ricordiamo che l'ospedale San Giuliano rientra nella rete dell'infarto, quindi comunque viene garantita nelle 24 ore la possibilità che il paziente affetto colpito da infarto possa essere sottoposto comunque alla coronografia e quindi alla terapia. Però c'è la possibilità proprio all'ospedale di Giugliano di poter direttamente praticare al momento questo tipo di trattamento. Ed è importante, c'è un salto di qualità nell'assistenza cardiologica di emergenza decisamente straordinario per tutto il territorio di Giugliano e tutto ciò nel territorio limitrofo ovviamente a Giugliano. È un'ottima notizia anche perché poi, tra le altre cose, come spesso vi ripetiamo, dal punto di vista tecnologico sono apparecchiature di ultimissima generazione, quindi si riesce a affrontare veramente qualsiasi tipo di problematica. Assolutamente sì, andiamo in sigletta così scopriamo cosa ci avete scritto. E voilà. Allora, che cosa ci hanno scritto? Ci scrivono tante cose. Poi è anche, come dire, necessario fare il punto della situazione, perché ci sono tante richieste che vengono in particolare dal versante femminile, con richieste a volte particolarmente come dire, incidenti la vita delle persone, la preoccupazione delle persone in termini sia di sospetti di eventuali patologie che esistono, ripeto, soprattutto per quanto riguarda il versante femminile, ma anche situazioni un po' più articolate che coinvolgono purtroppo la vita, la serenità di un'intera famiglia. E allora ci si chiede, c'è una struttura che ci può aiutare? Bene, ci sta ed è importante perché è un retaggio che noi abbiamo nel nostro sistema sanitario nazionale e che è stato uno dei primi a caratterizzare la qualità di questo servizio sanitario, parliamo del consultorio familiare. Il consultorio è una di quelle realtà nate negli anni 60-70, è stata la prima proposta incisiva di azione di carattere sociale della sanità e che, posso assicurarvi, ci ha invitato un po' da tutto il mondo. Che cosa significa un consultorio familiare? Significa un luogo, uno spazio dove ci sta un supporto sociosanitario, ma è uno spazio non chiuso, uno spazio aperto. Quindi le donne, le ragazze, ma anche le signore, insomma, che si trovano di fronte ad un, come dire, a un problema che in qualche maniera non riescono neanche a confidare. Voglio usare questo esempio. Che so, a qualcuno di fiducia, un'amica, non sa, molto spesso si è soli, si è completamente soli. Ecco, il consultorio è aperto, cioè non c'è bisogno della richiesta del medico curante, non c'è bisogno di un indirizzo. Troverete nei consultori, posso dire, una grande sensibilità nelle persone che ci operano, sia come medici ma come anche supporto di carattere sociosanitario, e potete, come dire, esprimere il vostro problema, che può essere un problema di natura sanitaria, un problema di scelte anche drammatiche che molto spesso si devono affrontare, possiamo dire, insomma, un aborto. Ecco. Ecco, c'è la possibilità di confrontarsi, c'è la possibilità di trovare un supporto, c'è la possibilità anche di affrontare quel problema e di essere accompagnati in tutto il percorso. È chiaro che quando si pensa al consultorio si pensa inesorabilmente soltanto al mondo femminile, il che non è vero perché il consultorio è familiare, si rivolge anche ai papà, anche ai maschi, insomma anche loro molto spesso devono essere, come dire, coinvolti in queste scelte e oggi ci si orienta
verso questa particolare funzione. Ovviamente è riferita alla coppia, è riferita all'adolescenza. Da chi è formato un consultore familiare? Lo leggiamo insieme, c'è il ginecologo, c'è l'ostetrico, naturalmente, e sono le figure preeminenti, c'è un infermiere, un assistente sanitario, ma ecco qua, lo psicologo. Noi abbiamo parlato del psicologo di base, no? Sì. Che è una nuova figura, ma nell'ambito del consultore familiare lo psicologo è sempre esistito, perché è importante questo accompagnamento per scelte, ripeto, a volte un po' difficili da fare, anzi molto difficili da fare. E c'è anche l'assistente sociale. E questo è un organigramma che si è evoluto nel tempo. Cioè, una volta esisteva semplicemente l'ostetrica, poi c'è stato il ginecologo, poi si è capito che c'è bisogno anche di una componente infermieristica specializzata, fino ad arrivare appunto allo psicologo. Questa, insomma, è la struttura di un consultorio familiare. Mi pare che forse ci sia anche un'ultima informazione da dare, nella quale ve la leggete in sostanza, il servizio per l'assistenza alle famiglie. Questo forse è anche più logica, questa, sì. È anche più completa, sì, come l'assistenza alla famiglia nel suo insieme, cioè parliamo, sì, anche dell'adolescente, dell'uso magari della pillola anticoncezionale, lancio lì, ecco, un altro di quegli elementi che possono intercettare le esigenze soprattutto dei giovani, la cosiddetta pillola del giorno dopo, insomma tutta una serie di elementi che assistono nella complessità della famiglia, l'intero corpo familiare. Leggiamo anche maternità, la maternità deve essere accompagnata dal momento naturalmente del concepimento fino all'atto finale del parto, e l'assistenza familiare significa anche salvaguardare la salute della mamma ma anche del feto, cioè riconoscere quelli che sono i rischi e lo leggiamo, la tutela della salute della donna e del feto, questo è molto importante. E poi un altro elemento fondamentale, la divulgazione di informazioni idonee, diciamo, per promuovere e prevenire la gravidanza, quindi parliamo anche di una gravidanza consapevole. Ora vi rendete conto com'è importante il consultorio familiare, come esiste? Allora, tante notizie, informazioni, richieste di aiuto ci giungono attraverso le email. La risposta poi è unica. Nel distretto c'è il consultorio familiare. Andate con tranquillità e sicurezza, trovate le porte aperte. Ovviamente, come dire, si deve creare un'empatia tra chi chiede aiuto, sicuramente. C'è sempre disponibilità all'ascolto. Ecco, un momento storico, lasciamelo dire, dove tante volte non si tende ad isolarsi, soprattutto i ragazzi. Invece è molto importante anche il rapporto che può essere appunto con i propri familiari e mettere in campo delle azioni sinergiche per permettere alla famiglia di entrare nel contesto di vita del ragazzo, insomma, o della ragazza. Grazie Enzo. Grazie a voi. Grazie a voi anche per questa settimana insieme, grazie per il supporto che ci date ogni venerdì e per la vostra presenza. Grazie a tutti di vero cuore, ci rivediamo la prossima settimana. Arrivederci.